video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo spolverino estivo che ho deciso di chiamare Mon Amour. Questo perché il filato che ho utilizzato è il fantastico filato Mon Amour della Mistrico Filati, un gomitolo che è 100% microfibra lucida. Guardate qui che meraviglia! Il codice che ho utilizzato io è il 44, è un colore molto particolare e mi piace veramente tanto, ma sul mio sito trovate tantissimi altri colori, ve ne faccio vedere alcuni. Il sito come sempre è Filati Elsa, vi lascio il link in descrizione. Guardate qui che meraviglia, ma ce ne sono veramente tanti altri. Per quanto riguarda il quantitativo, allora questa è uno spolverino S, come potete vedere è lungo ma non si chiude, questo perché è estivo, non voglio che mi chiuda, voglio solo che mi protegga dalle spalle e le braccia nelle sere umide d'estate. Quindi io ho utilizzato 350 grammi, per la taglia M vi consiglio 400 grammi, per una taglia L 450, per una taglia XL 500 grammi. Attenzione però, se la volete fare più chiusa, vi consiglio di prendere un gomitolo in più, che siate taglia S, taglia M, taglia L, XL anche due gomitoli in più, quindi in totale XL sarebbero 600 grammi. Questo se la volete più chiusa. Naturalmente la potete fare aperta come la mia, le maniche le potete fare più larghe e più corte. Quindi in base a queste modifiche che volete fare andate sempre a calcolare quel gomitolo in più, tipo se siete una taglia S però volete le maniche più larghe andate a prendere un gomitolo in più, taglia M 2, taglia L 2, taglia XL 3. Detto ciò, per quanto riguarda invece la lavorazione posso assicurarvi che è semplicissima. Guardate qui, è un punto rete, sono due giri che vanno sempre ripetuti e sono semplicissimi. Qui vengono lavorati in giri di andata e ritorno, mentre sulle maniche vengono lavorate in tondo, questo per evitare le cuciture, e lo trovo fantastico. È un punto veramente semplicissimo, adatto anche a chi ha le prime armi. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca cardigan spolverino, preferisco chiamarlo spolverino visto che sarà estivo più che giacca o cardigan, comunque io utilizzerò il filato meraviglioso, morbidissimo e lucente della Mistrico Filati linea Mon Amour. Il colore che userò io è il colore 44, che è questo qui, che dalla telecamera purtroppo sembra un colore diverso, nel senso che non è questa la tonalità, è una tonalità diversa, è più un rosa cipolla, più un cipolla come colore, però non vi preoccupate perché sul sito il colore della foto rispecchia invece quello originale. Comunque qui vedete che ci sono anche altri colori disponibili, uno più bello dell'altro, e sul sito ne trovate veramente tantissimi. Ora, spostiamo questo, vi dico già che io vi farò vedere un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui vanno aggiunte una catenella per avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio caso io ho montato, perché lo sto lavorando, 145 catenelle. Mi raccomando, la mia non sarà una giacca chiusa, uno spolverino chiuso, ma più aperto del solito. Questo perché deve essere estivo, quindi non ho bisogno che mi copra troppo. Però dico subito, se siete una taglia S e lo volete un po' più chiuso, andate a mettere 3 motivi in più rispetto a me in multiple di 8, quindi montate 24 catenelle in più, mentre se siete una taglia M andate a montare un totale di 6 motivi in più rispetto a me, in modo tale poi ad averne 2 in più per la parte avanti, e per ognuna delle due parti avanti, e 2 in più per la parte dietro. Se però la volete bella larga anche dietro, magari invece di 6 andate a montare 7 motivi, in modo tale da averne 2 in più per le due parti avanti e 3 per la parte dietro. Se invece siete una taglia L, allora in quel caso io vi consiglio di andare a mettere in più almeno 10 motivi, quindi da averne 3 davanti per ogni motivo e 4 dietro. Quindi cercate di capire quanta la volete larga, perché a me le mie 145 catenelle, quindi 8 più 1, mi valgono 76 cm. Voi sapete che io di circonferenza sono circa 84, quindi è più larga, però è più stretta rispetto alla mia circonferenza. Quindi in base a quanto la volete larga andate a mettere tante catenelle ad arrivare a quella circonferenza. Detto ciò,
Adesso possiamo andare a far vedere i due giri, che sono semplicissimi. Ah, un'altra cosa, io lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e quindi andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, entro nella prima catenella di base, vado a fare una maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e vado a fare 2 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta e si ricomincia da capo. 2 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare il ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi di nuovo 2 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Continuo così per tutto il giro. 2 catenelle, salto 3 catenelle, maglia bassa. 2 catenelle e andiamo a terminare il giro. Entriamo nell'ultima catenella e andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi questo è il nostro primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e realizzo o mi alzo con una catenella o rientro e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, scusate, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa nell'archetto di 2 catenelle, prima della maglia bassa. Prendo il filo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa nell'archetto successivo. Chiudo le due maglie alte insieme, 4 catenelle e si ricomincia. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto prima della maglia bassa e faccio una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 4 catenelle e ricomincio da capo. Vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto, maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 4 catenelle e ricomincio. Maglia bassa nell'archetto, 4 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Devo terminare quindi il giro e vado a fare 4 catenelle, vado dove ho la prima delle mie maglie alte, quindi la terza catenella, e vado a fare una maglia bassa. Questi sono i due giri. Adesso mi rigiro per farvi rivedere un attimo il primo giro, in quanto abbiamo una base diversa, però come potete vedere sono due giri veramente semplicissimi. Quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che è la prima maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e rifacciamo il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle e di nuovo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta, una catenella, rientriamo maglia alta, quindi il nostro ventaglio.
Continuiamo a lavorare in questa maniera e naturalmente nella maglia bassa andremo di nuovo a terminare con maglia alta, catenella e maglia alta, e ripeteremo questi due giri fino ad arrivare agli scalfi. Io vi dico già che voglio che sia lungo il mio spolverino, quindi farò questi due giri molto molte volte, però naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripeterle, però lo voglio molto lungo, non dico fino ai piedi, questo no, perché quello ho un altro punto in mente per poterlo fare, quel tipo di modello, che sarà anche con le maniche molto larghe, ma sarà una cosa ancora più estiva da usare come copricostume, quindi vi spoilerò già un progetto futuro. Però questo invece è più che altro da indossare di sera quando fa un po' più freschetto in estate o anche in primavera e autunno. Allora, io ho terminato la lunghezza della mia del mio spolverino, ho ripetuto i due giri per 33 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Mi raccomando, voi se la volete fare più lunga fate più giri e potete anche terminare con il secondo giro, non dovete per forza terminare come ho fatto io con il primo giro, quindi potete terminare col giro che preferite, o il primo o il secondo. Però detto ciò, io quando sono andata a contarmi i miei ventagli, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, ne ho 18. Ne ho messo 4 avanti per lato e nella quinta sono andata a mettermi un marcapunti sia di qua che di qua. Quindi io adesso ritorno a lavorare. Ah, mi raccomando, per le taglie più grandi mettete due motivi, un motivo in più per la taglia S, M, due motivi in più per la taglia L, tre motivi in più per la taglia XL, e il resto lo mettete come abbiamo detto dietro. Quindi io adesso vado a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi mi alzo maglia bassa e vado a farmi 4 catenelle e poi il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, facendone una prima della maglia bassa e una dopo la maglia bassa. Quindi io continuo a lavorare normalmente in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti e poi vi farò vedere come terminare il nostro secondo giro. Però ripeto, è uguale se fate il primo o il secondo giro, non cambia nulla, dovete solo calcolare quanti motivi mettere avanti e indietro. Quindi voglio arrivare insieme a voi alla fine del giro, 3 e 4, maglia bassa, di nuovo 4 catenelle. E vedete, vado a fare maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le maglie alte, 4 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare la mia maglia bassa. Quando andrò a lavorare la parte dietro, naturalmente inizierò sempre dall'archetto, quindi inizierò dalla maglia bassa e terminerò con la maglia bassa da quest'altro. Se invece voi state lavorando con il primo giro, quindi con il se dovete iniziare a fare il primo giro e non il secondo, mi raccomando, il marcapunti mettetelo dove avete le due maglie alte chiuse insieme, non andate a metterlo qui perché altrimenti poi non vi trovereste con l'inizio uguale alla fine. Questa è l'unica cosa che vi devo dire. Detto ciò, io adesso continuerò a lavorare questi due giri fino ad arrivare all'altezza spalle, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto i giri e poi andremo a decidere se fare o meno le maniche. Io penso che le farò, però farò delle maniche a tre quarti perché comunque deve essere uno spolverino estivo, quindi non mi serve la manica lunga, però andrò a decidere man mano che lavorerò appunto la creazione. Dunque, io ho ripetuto i due giri, quindi il secondo e il primo, per 7 volte, terminando di nuovo con il primo giro, e ho fatto la stessa cosa anche qua e poi dietro, e sono andata a cucire per tutta la lunghezza. Mi raccomando, se a voi, perché avete messo molti più motivi, mettendo queste le due parti avanti viene più largo rispetto alla parte dietro, lasciate liberi qui i 2 centimetri o 1 centimetro, magari soltanto un po', giusto per non chiudere tutto dietro, quindi lasciate sempre un po' di apertura. Io qui sono già andata a fare la manica, adesso vi farò vedere come farla da qua, qui l'ho solo iniziata per vedere come veniva. E un'altra cosa, taglia S, io ho ripetuto i due giri, il secondo e il primo, per 7 volte. Consiglio per una taglia M di andarla a ripetere almeno per 9, se non anche 10 volte, se volete una manica larga. Io non ho voluto una manica larga, quindi 7 giri, ripeterli 7 volte va bene, però taglia M mi raccomando 9, se non anche
10 volte, taglia L 12 volte, taglia XL io direi almeno 13 volte. Comunque mi raccomando, io adesso lo scalfo mi è venuto circa 15 centimetri e mezzo, quindi calcolate aumentando di ogni taglia sempre almeno 2 centimetri e mezzo in più. Quindi detto ciò, adesso andiamo a fare sempre i nostri due giri, però inizieremo a lavorare in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno ma in tondo, e sarà ancora più facile andare a lavorare questi due giri. Quindi io mi aggancio con la lavorazione sempre sotto dove avevo quindi il marcapunti, mi vado ad agganciare con il filo andando a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro: altre 2 catenelle, salto 2 maglie orizzontali, entro nel forellino e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto la maglia bassa e la maglia alta orizzontale, vado nel forellino e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E di nuovo 2 catenelle, salto la maglia bassa e la maglia alta, entro nel forellino, vado a fare maglia bassa. 2 catenelle, salto maglia bassa e maglia alta, vado nel forellino e di nuovo a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e vado a fare questo per tutto il giro. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi stringe, fate le mezze, la maglia bassa un po' più vicino alla maglia al ventaglio. Questo solo se vedete che la lavorazione vi stringe, altrimenti continuate a lavorare come stiamo facendo. Io adesso terminerò il giro e naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a fare i ventagli. Allora, sto arrivando alla fine del primo giro e con la chiusura del giro io mi ritroverò con 7 ventagli, quindi rientro all'inizio del giro, vado a fare la maglia alta del ventaglio, entro dove ho la terza delle mie catenelle, vado a fare una maglia bassa. E a questo punto possiamo iniziare il secondo giro, rientriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. 4 catenelle, lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, una mezza maglia alta prima della maglia bassa, una mezza maglia alta subito dopo. 4 catenelle, dove abbiamo l'archetto del ventaglio, maglia bassa. 4 catenelle e di nuovo mezza maglia alta prima della maglia bassa, mezza maglia alta subito dopo. E continuiamo così quindi per tutto il nostro secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi di nuovo il primo, e poi ripeteremo questo giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della manica. Io sono un po' indecisa, avevo pensato di farla arrivare fin sotto al gomito, ma penso che forse la farò tutta a maniche lunghe, perché comunque è bella forata, quindi anche in estate riuscirei a indossarla tranquillamente, però voglio decidere attentamente, quindi vi farò sapere alla fine. Ora vado a terminare il giro, vi farò vedere appunto come terminare e come riniziare. Poi ho fatto le ultime 4 catenelle, quindi vado a terminare il secondo giro entrando nella maglia bassa iniziale facendo una maglia bassissima, e quindi riprendiamo il primo giro. 3 catenelle che sono sta maglia alta, 2 di separazione, maglia bassa tra le due maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, ventaglio dove abbiamo la maglia bassa, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia bassa, maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. E andiamo a fare questo, quindi questi due giri per tutta la lunghezza. Io alla fine vi dirò se ho fatto alla fine le maniche lunghe, quanti giri naturalmente quante volte ho ripetuto questi due giri. Ho terminato entrambe le maniche, alla fine le ho fatte lunghe e ho ripetuto i due giri 24 volte, quindi due giri 24 volte sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi anche questa creazione è terminata, io non farò nessun tipo di bordino, e quindi anche questa creazione, come ho detto, è terminata.